Quanto è importante l'export, soprattutto alla luce di quelli che sono i dati emersi relativi al mercato interno? Ma io direi che è assolutamente fondamentale in questo momento, in maniera particolare per il nostro territorio, che è un territorio vocato all'export e al manifatturiero. I dati ci confortano perché di fatto abbiamo avuto un incremento del fatturato dell'export del più 9,7% e è ancora importante evidenziare il fatto che soprattutto nei posti dove abbiamo accompagnato le nostre aziende, e ne abbiamo accompagnate oltre 240 piccole e medie imprese che tra l'altro per la prima volta si sono affacciate nei mercati internazionali, abbiamo riportato a casa dei valori assolutamente positivi anche del più 25,7% per esempio nel mercato di Hong Kong. Quali sono i prossimi appuntamenti nel mondo per promuovere i prodotti di Arezzo? Guardi, noi abbiamo un programma molto intenso di promozione dei prodotti aretini all'estero, proprio perché il mercato estero è l'unico mercato, o perlomeno ci sono dei mercati che ancora tirano, ancora espansione, dove i nostri orafi speriamo che possano cogliere queste opportunità. Proprio in questo spirito noi siamo stati fino all'altro giorno alla mostra di Hong Kong con 40 imprese, a metà ottobre siamo sempre con aziende in Messico per una missione esplorativa nel settore orafo, saremo a New York alla settimana della moda con alcuni maestri gioiellieri per presentare le creazioni aretine ai compratori della moda e dell'oro, concludiamo l'anno con due fiere, una dedicata al vino e una dedicata all'artigianato, quindi un programma intenso di presentazione dei prodotti aretini nel mondo, con la speranza, ecco, che questo, perlomeno il mercato estero, possa riservare qualche soddisfazione, visto che il mercato interno, come tutti sappiamo, come tutti vediamo, è veramente piatto se non in regressione. Di ritorno da quello che è stato un appuntamento a Hong Kong nel quale ha accompagnato alcuni espositori aretini, è stato un successo quello di questa esperienza? Ma indubbiamente Hong Kong credo sia uno dei mercati principi per il settore orafo. Noi abbiamo accompagnato come Camera di Commercio circa 40 aziende, dove poi sempre durante la fiera abbiamo presentato in anteprima il video dove viene rappresentato il nostro territorio nella sua interezza, sia che la parte diciamo storica che la parte industriale, e le sue peculiarità che questo territorio può rappresentare per eventuali investitori che volessero venire nella nostra provincia a iniziare delle nuove attività.